eccomi qua. Direttamente qui dal varietà. Irresistibile, irrefrenabile. Chissà che cosa ci racconterà. Grazie signor Antebellum che ci dice oh baby I need you now, e noi infatti siamo qui per accontentarti 34 minuti dopo le 21. Yeah. Pensa se la signora Antebellum in realtà si chiamasse Francesca, come la ragazza che ha inviato un messaggio questa mattina al mio blog e che io ho messo da parte per leggervi questa sera prima di cominciare. E già amici, mi piace Elio e amico Faso. Mattina di ferie strategica, dato che quest'anno tutto il giorno non si poteva. Streaming per la TV e poltrona. Questa mattina evidentemente sì. Ha seguito DJ Cam Italia in diretta da casa, bella rilassata. Sì. Poi questa sera cordialmente, per il mio 31esimo compleanno, non potevo chiedere niente di meglio. Grazie per la compagnia. 31 anni, l'età perfetta. Lì. Brava, come l'articolo 31. In cui confluiscono esperienza e giovinezza. E ampio parcheggio. E ampio parcheggio. Adesso non vorrei dire una cosa, qualcuno potrebbe dire, ma cosa importa? Importa anche quello. È anche il mio numero di casacca il 31, quindi capite che per me ha anche un significato speciale. Quella casacca che in questi ultimi giorni però indossi un po' sbilenca, ma ne parliamo dopo. La Pisallometta. Riassunto delle precedenti puntate. Cordialmente! Don Melenio. Le 21:32 minuti, mi è assente il padrone di casa questa sera. Poco male. Ho sentito, ragazzi. Là dove le Alpi sono separate dagli Appennini da un fiume. Ok. Ma in questo palazzetto anonimo c'è la più grande radio! E non solo della Lombardia! Ma dell'Italia intera! Latte e miele! No! Leggiamo la prima, che si intitola Matrimonio e patrimonio. Lui è il ricco sposo, lei è la spesa. A volte, può succedere. Posso dirtelo, quando è una grande spesa. Sentiamo se sarà lì. Alleanza Nazionale, benvenuti in linea. Tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. Attendere, prego. Alleanza Nazionale, rimanete in linea. Noi che quando eravamo piccoli non c'era ancora la più grande puttana dello spazio, cioè Baldrake. E al primo posto viene voglia di chiamare. Questo è il segnale, è arrivata la primavera, cari amici. È molto vero. We saw you feel so great, cause we break the ed eccoci qua, buonasera a tutti, e prima di noi c'era ovviamente Baldrake che ha sistemato un po' allo studio e ora l'ho visto arrivando in Vespa, l'ho visto andare via in volo, si è liberato di una tra l'altro qua, credo, però l'ha sganciata sul semaforo. Tra l'altro Baldrake nessuno sa dove abbia il suo rifugio, il suo nascondiglio. Si suppone dietro una cascata, come ce l'hanno quasi tutti. Bravo. I supereroi metallici, insomma, è vero. I mega robot. E quindi come fa a vivere? Non si sa. Cioè, citofonare Baldrake, però tu non sai dove. Non c'è il citofono, è un casino. Devi risalire la cascata come un salmone, ed arrivare. Baldrake, ho bisogno di te! Baldrake, ho bisogno di te! Sigla! Da Milano, la città a cui appartengono tutte le cose che finiscono con Di Milano. Per Ad esempio, la sede Rai di Milano. Ah, certo, te ne faccio un altro esempio. Posso farti? Dimmi. La maratona di Milano. La maratona di Milano. La città della maratona di Milano. Il Duomo di Milano. La città del Duomo di Milano. Caspita. La città del Castello Sforzesco di Milano. Tutte la cose città che gli altri ci invidiano, perché vorrebbero avere, ma non le possono avere. Certo. Perché non è che posso avere Di Milano a Roma. E la città della Fiera Campionaria di Milano, che adesso è a Roma. Ah beh sì, certo. Quella lì. Dagli studi della Fiera Campionaria di Milano. Sei rimasto un po' indietro, perdonami Elio, mentre eravate in tour si è aggiornato un po' il linguaggio meneghino. Quella lì si chiama La Grande Milano. La Grande Milano, scusa. La Grande Milano. No, perché quando uno Milano con quello che gli sta intorno si chiama La Grande Milano. Ah, perché nella Grande Milano, nell'insieme Grande Milano, come la grande madre che gli abbraccia. Sotto insieme in Roy, ho capito. Perché uno, come me, quando gira in macchina, che va in quella zona lì, dice: ah sì, che qua rotella, sono in zona fiera, no? Sono in zona fiera, guarda e dice: là c'è la fiera, non c'è niente.
Vabbè, c'è un vuoto. Bravo. Scusa, ti interrompo solo per dire una cosa, me ne è capitata una incredibile. Passavo in macchina l'altra notte, sarà stata mezzanotte e mezza, proprio in quella zona lì, vedo all'improvviso una tigre. Urca. Ero in zona fiera. Ho capito. Però la città della centrale del latte di Milano. Sì, perché non c'è più. Non c'è più, è vero. Fa ancora vizza, uno guarda e vede un grande vuoto. Dopo, quando compra il latte della centrale del latte, quando compra il latte della centrale del latte, legge fatto a Reggio Emilia. La città del panettone di Milano. Sì. Che non c'è più. Vabbè, la città della cotoletta di Milano. Sei un po' amaro. No, è perché mi vengono in mente delle cose di Milano. Ma scusami, Linus, perché cosa c'è di male nel caratterizzare Milano con la realtà, con le cose che la caratterizzano veramente? Sì, però, giustamente, il Lione stava delle cose che non ci sono più, sembra un po' che tu sia nostalgico, capisci? No, per esempio, ti dico una cosa che c'è adesso: la città nella quale, nei bar della quale, sì, trovi solo le brioche, quelle globalizzate, per esempio. Beh, è una caratteristica di Milano. È una caratteristica di Milano, cioè, non ho mica dato la valenza positiva, che dico solo un fatto. La città in cui però le tradizioni, quelle vere, quelle milanese, verace, vengono coltivate. Ad esempio, la città della radio più antica d'Italia. La radio che ha sempre avuto la sua sede a Milano. In via Massena 2, a parte una piccola parentesi quando c'era stato l'incendio. Bravo, e ma tu non c'eri ancora allora? Siamo venuti ospiti. Ah, ospiti, sì, mi certo. Ricordo. Il programma c'era, è nato Fiorello, poco dopo, c'era Fiorello. Guarda che la Radio DJ è così antica, perché adesso gli architetti hanno fatto come gli antichi architetti, hanno costruito sopra la radio. Bravo, vecchia. Bravo, se vai a scavare. Ma scavando sotto. Ci sono le fondamenta, ci sono le fondamenta di Radio DJ antica. Era una radio AM. Ti devo chiedere, la sigla è completa o c'è ancora la una coda? Radio AM di legno. C'è ancora una coda o è completa la sigla? È lunghissima. No, perché vorrei dire che questo se vogliamo programma... interromperla, io posso continuare. Bene, facciamo così. A puntate. Voglio dire che questo è un programma che va in onda da Milano, ma è per tutti, perché non vorrei che magari, certo, uno che sta ascoltando, che ne so, da San Giorgio a Cremano, in Vento, da Milano, in provincia di Napoli, magari ci rimane un po', sento un po' escluso. Sì. Questo è un programma che va in onda da qui, capitale mondiale della radiofonia, per tutti. Per esempio, anche per un ascoltatore dal Giappone, che questo ragazzo che si chiama Emiliano Sonoro pensa che è fantastico. Emiliano, noi tributiamo un sonoro saluto. Veramente. Ciao Emiliano! Ciao Emiliano! Emiliano che ascolta dal Giappone, dove vive da 4 anni, dove anche lavora, dal quale però ogni lunedì non perde una puntata di Cordialmente, ci fa una piccola richiesta, sì, che andrebbe un po' soddisfatta, anche se è un po' complicato. Vediamo. Lui si è un po' eccitato quando l'altra volta abbiamo messo Avim Superati i Kids. Non credo bene. Insomma, anch'io più tardi, certo, magari riproporrei. Io quando sono arrivato a casa poi ho dovuto. Sì. Io non mi sono addormentato fino alle 4. Io no, infatti ho a un certo punto risolto. Ci chiede se fosse possibile andare a frugare nel nostro personale baule dei ricordi e trovare una canzone di cui io mi ero completamente dimenticato, che chiamare la canzone già pare un po' spericolato, il cui titolo era Tira in tosto. Ma come ti sei dimenticato di Tira in tosto? Adesso che me l'ha detta me la ricordo, però prima non me la ricordavo, non mi veniva mica in mente. Adesso vediamo se Alex riesce a recuperare prima della fine della trasmissione, cioè entro le 11 la metteremo, al limite la mette Lucarelli dopo. Guarda, voglio solo dirti una cosa, tu sai che quando compri, per fare pubblicità ai computer, compri il Mac, per dire, quello che usiamo noi, che ci piace, che funziona, non c'è dentro GarageBand, che è un programma con cui tu puoi fare le canzoncine, no, velocemente. Ci sono sempre delle demo song per farti capire che funziona. Tira in tosto è una delle tre canzoni. Ma io non lo uso mai quel programma lì. Aprilo, certo. Che coraggio. Anche in America. Che carattere, come me l'hai detto. Vuoi dire anche scemo? No, non ce l'hai lì, non fai niente. Un gruppo inglese il cui nome è Golf Rap, famosi per la gelateria che prima gestivano, facevano un frappè dorato, buonissimo. Molto amato da Goldfinger. Bravo, che quando aveva freddo si metteva addosso il Goldfinger. Mi vengono tante di quelle battute idiote, tipo, non so, il comandante che atterra di notte e chiama lo scalo. Allora cosa ci avete, la scaletta o il pulmino? No. Goldfinger. Che bello. Ti do un minuto ancora di sigla. No, Linus, io vado lungo oggi. Milano, la città della refezione. Mi fai scappare. Ti ricordi la refezione? La refezione, certo, beh, tipo.